È uno dei simboli della città della fortuna e i fanesi ne vanno fieri. La moretta, una bevanda la cui vera storia si è persa tra le brezze marine, ma che secondo alcune ricerche e secondo la tradizione ebbe origine tra i marinai e i pescatori del porto di Fano che prendevano bevande alcoliche e molto calde per rinvigorirsi prima di partire per il mare. Non si tratta di un semplice caffè corretto, ogni sorso infatti racconta anni di storia. La miscela alcolica a base di liquore all'anice, rum e brandy, a cui poi viene aggiunto il caffè, segue sempre secondo la tradizione una ricetta ed una procedura precise che i fanesi custodiscono gelosamente. Siamo andati in uno storico bar della città a vedere passo per passo come si prepara questa tipica bevanda. Noi per praticità abbiamo già i nostri bicchierini pronti con il nostro preparato. La ricetta è nostra, fatta fare direttamente da noi. Ogni bicchierino contiene due cucchiai da cucina di liquore già dolce e inseriamo dentro una scorsina di limone. Il bicchiere contenente la miscela poi, ha continuato a spiegare Ornella, viene scaldato poiché la moretta nasce dolce e calda. Si passa poi al caffè. Aggiungiamo una porzione di caffè che è un pochino più lunga della solita dose. Avviciniamo il bicchiere al beccuccio della macchina, di modo che il caffè scenda lentamente e rimanga in sospensione. La sospensione è creata dal peso dello zucchero. Lo zucchero insieme al liquore pesa più del caffè, quindi il caffè rimane in sospensione. E la moretta è pronta. È pronta per essere gustata. Mescolata e bevuta. Dal sapore dolce e forte, con i famosi tre strati come da tradizione, il liquore, il caffè e la crema del caffè, la moretta fanese è pronta per essere bevuta anche al posto di un normale espresso. La moretta sta diventando un po' come i cocktail a tutte le ore, perché la sua correzione non è così forte. È dolce, piacevole, quindi si gusta un po' a tutte le ore. La versione che prepariamo noi anche per l'estate è quella shakerata, quella fredda. Ed è una cosa che d'estate piace, è fresca e dissetante. Un po' l'alternativa alla tradizione. Esattamente, diciamo un'innovazione, un passo in avanti che la moretta ha compiuto nell'arco del tempo.